Buonasera a tutti amici e bentrovati a una nuova diretta su Passione Astronomia. Buonasera Tommaso, ben trovato, ero un po' di tempo. Buonasera a tutti amici cari, buonasera caro Pasquale. Sì, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che sono stato in live con voi ed è un vero piacere tornare qui questa sera a chiacchierare, a fare due chiacchiere insieme mentre ci gustiamo la bellissima luna che seppur presente in cielo sempre e tutti i giorni è sempre un piacere da guardare. Diciamolo subito che non è blu. Comunque non è blu. Mi raccomando, fateci sapere se sentite, se è tutto a posto, fatecelo sapere nei commenti, condividiamo mi raccomando la diretta e questa è la tanto diretta annunciata, la tanto ecco attesa diretta relativa al progetto Rileghiamo. Allora, noi ne abbiamo fatta già una durante ecco diciamo a fine luglio, c'è stato il nostro bastone, abbiamo visto le meraviglie del cielo profondo, ecco, sia col mio telescopio che con il suo. E quindi, come ho detto, questa è la seconda diretta del progetto in collaborazione con Rileghiamo, la cultura che unisce. Questo progetto è promosso e cofinanziato dal Consorzio CIRPU, Centro per il Libro e la Lettura e il Ministero della Cultura. E come chiaramente abbiamo già detto anche la scorsa diretta, il progetto promuove la cultura e l'inclusione tramite le biblioteche che è partner del progetto. Mi raccomando, per tutte le informazioni relative a Rileghiamo, la cultura che unisce, vi lascio il link nei commenti e ve lo metto anche in sovrimpressione in modo che possiate visitare la pagina Facebook. Ecco, se avete piacere, mi raccomando, seguitela. Quindi, detto questo, ci lanciamo nell'osservazione della Luna. Noi siamo partiti con la visione di Tycho, però diamo giusto due parole in merito alla questione Luna Blu, insomma, che veramente i social sono stati invasi oggi. Tanti amici chiedevano, ma la Luna diventerà blu, rossa, verde, gialla, insomma. Allora, amici, no, la Luna non è blu, non sarà mai di questo colore. Semplicemente, come ho detto nel pre-live, viene definita talvolta luna blu in base a determinato... È passato un uccello nel frattempo, non so se l'avete visto. Sì, ce ne sono vari. In base a determinate tradizioni, usi, costumi, ad esempio c'è la luna del grano, c'è la luna della fragola, c'è... insomma, ma questo non vuol dire che la luna diventa rossa o meno, perché molte volte... diciamo si associa ad esempio alla luna della fragola perché c'è il raccolto delle fragole e molte volte questi nomi vengono dati da antiche tradizioni dei nativi americani. La luna blu invece diciamo capita perché ci sono quattro lune in una stagione, quattro lune piene, perdonatemi, in una stagione. Abbiamo letto addirittura che alcuni testate dicevano quattro lune piene in un mese quest'anno, cioè questo è qualcosa di, infatti siamo rimasti senza parole, insomma e questo è il motivo. Poi è chiaro che la vediamo ad esempio al sorgere e al tramonto, la vediamo più rossa, ma qua c'è la spiegazione, insomma c'è l'atmosfera terrestre, cose che abbiamo detto tante volte, rossa, arancione, insomma quel colore un poco più che va nel giallo, ma non la vediamo blu o insomma la luna della fragola, proprio no, ecco, è bene che bene dirlo, no Tommaso, la vediamo blu. No, assolutamente, c'è quel povero Luca Perri che salutiamo, ne approfitto per salutare, che oggi in quest'ultima settimana a causa di questo continuo ripetersi di notizie su questa luna blu per poco non ha avuto un infarto, non ha avuto un ictus dalla rabbia e dalla disperazione per queste testate giornalistiche, ecco, che inventano sostanzialmente di sana pianta notizie o addirittura anche fenomeni fisici stravolgendo millenni di astronomia, no? Noi sappiamo che un ciclo lunare dura all'incirca 28 giorni, quindi la luna per passare da luna nuova a luna piena impiega 28 giorni. Ditemi voi com'è possibile avere quattro lune piene in un mese, ci mette 28 giorni per fare tutto il ciclo. A meno che la luna non abbia accelerato di botto all'improvviso, e questo sarebbe un buon problema. Questo è, insomma, infatti, sarebbe un grosso problema questo, insomma. Comunque,
Detto questo, ci godiamo la zona, diciamo verso il polo sud lunare, la zona di Tico, ma stavo leggendo che qualcuno che chiedeva, io non vedo niente, non vedete la luna, fateci sapere, ma non credo. Romina diceva non io la vedo. Vabbè, comunque fatecelo sapere nei commenti. Comunque, ripetiamo, stiamo osservando la zona di Tico che riguarda il polo sud lunare. Io sto facendo questa osservazione sempre con il mio Celestron NexStar 6SE, telescopio alto azimutale, con la camera ASI 224MC, e stiamo facendo e ho dovuto montare anche il riduttore di focale perché altrimenti saremmo veramente troppo spinti per vedere, ecco, la luna un pochino più a largo campo, se largo campo poi lo possiamo chiamare quello che stiamo vedendo, però insomma, bene o male questo è quello che riusciamo a vedere, e direi che la vediamo con tanto dettaglio. Allora, non Romina, non è perché Romina dice vedo un'immagine fissa. Sì, vedo un'immagine fissa perché il telescopio sta inseguendo la luna, quindi mi devo spostare io. Non è che l'immagine è fissa, perché chiaramente il telescopio sta seguendo la luna nel cielo, e quindi perciò stiamo vedendo adesso la zona dedicata, la zona relativa a Tico, uno dei più crateri più famosi della luna. Siamo sugli 80 km di diametro, ha una raggiera incredibile che la potete vedere, ecco qua, ve la indico col mouse. Si vede il mouse, Tommaso? Sì, io lo vedo, eccolo qua, tutta la raggiera che si forma, sono tantissimi chilometri, non sono pochi. Adesso vediamo un pochino di metterla un pochino più a cima. Intanto volevo rispondere a Fabian che mi dice no, 28 giorni da luna nuova a luna piena. Sì, io quello intendevo, cioè nel senso che in tutto nei 28 giorni la luna fa tutte le sue fasi, no? Parte come luna nuova, cioè quando noi non la possiamo vedere, poi va in varie fasi, crescente, luna piena, poi calante e di nuovo luna nuova. Perfetto, Tommaso, io nel frattempo ho messo lo schermo intero in modo da fare... Ok, sì, si vede anche meglio, anche se noto che c'è un po' di turbolenza. E chiaramente è dovuta dal fatto che comunque la luna è ancora comunque bassa, non è nella, diciamo, nell'ora migliore per osservarla, però comunque dà comunque l'idea e si vede comunque molto molto dettagliata per quanto mi riguarda. Quindi io direi, quindi Tommaso, vedi un po' anche i commenti tu, perché io sto col telefono dall'altra parte, quindi non li vedo tutti. Allora, no, vedo che sì, diciamo, si vede, forse si aspettavano un'immagine più grande. No, vabbè, per ora ci sono tanti saluti. Vedo che comunque continuano le interazioni. E danno anche consigli su come fare a vederla se qualcuno non riesce a vedere la live, magari qualcuno ha problemi di connessione. Allora, comunque, al di là della Luna, come al solito, vi invitiamo ad osservare anche Giove e Saturno, che sono ben visibili. Ecco, Giove proprio sopra la Luna a destra, non potete sbagliare, mentre Saturno è un po' più a sud. E chiaramente vedete la differenza rispetto alle stelle, ecco, la visione di Giove e Saturno, perché hanno luce fissa rispetto alle stelle che tendono a sbrilluccicare, e quindi mi raccomando, osservate anche Giove e Saturno perché è il momento migliore per osservarlo. Io sto facendo la guerra col telecomando, eccolo qua, qui ci possiamo spostare sulla Luna. Bene, Tommaso, verso che zona vogliamo andare? Ma non lo so, Pasquale, diciamo che la Luna adesso, non essendo più totalmente, non essendo proprio al culmine del culmine, possiamo spostarci un po' verso il terminatore lunare, se vuoi. Che dici? Facci vedere un po' di crateri al bordo della Luna. Ma Tommaso, mi sa che là, quella zona lì, insomma, anche perché consideriamo che la Luna ha raggiunto il pleniluvio proprio oggi alle 12, no, alle, sì, insomma, mezzogiorno, sì. Il pleniluvio, quindi
insomma, la zona, diciamo, come potete vedere, la visione della Luna è totalmente differente rispetto a quando vediamo falcetto crescente, che noi andiamo a vedere tante zone relative, ecco, ai crateri, le ombre, cose che quando osserviamo la Luna piena è meno, diciamo, è meno evidente, perché ci sono, c'è una questione proprio di anche, diciamo, dei materiali da cui la Luna è composta, che riflettono la luce differentemente. Ovviamente poi i crateri sono fatti da zone più o meno alte, depressioni, rialzi, avvallamenti, che ovviamente a seconda della direzione in cui i raggi solari arrivano creano dei giochi di ombre, degli effetti che ci permettono di vedere dettagli che solitamente quando la Luna è piena non sono visibili, proprio perché ovviamente la luce solare arriva, diciamo, in maniera incidente, completamente parallela, più o meno parallela a quella che è la Luna. Però ecco, il bordo, come possiamo vedere, ci dà comunque qualche dettaglio. Come diceva Pasquale, il plenilunio vero e proprio, il culmine, c'è stato a mezzogiorno, quindi già dopo mezzogiorno comunque non è, dovrebbe essere calante. Esatto, ad essere proprio certosini potremmo già addirittura parlare di luna calante, anche se ovviamente osservandola ad occhio nudo queste differenze non sono percepibili, non sono apprezzabili. Devo dire, Pasquale, che stasera il sync non è proprio eccellente, come ti dicevo prima. Vedo che c'è un po' di turbolenza atmosferica che dà qualche fastidio, fa un po' di danze, un po' di capricci, però comunque dà l'idea, diciamo, delle varie zone della Luna e sono ben evidenti in questo momento, anche perché siamo nella zona del mare Crisium, che comunque sono zone molto molto belle, con i tre mari, ecco, tranquillità, fecondità e serenità, che comunque sono, si vedono molto molto bene. Questa è una delle zone più interessanti comunque della Luna, anche perché poi il mare della tranquillità, ricordiamo Apollo 11, insomma, a cavallo tra il mare della tranquillità e della serenità abbiamo avuto Apollo 17, insomma. E, diciamo, sono zone belle e storiche e importanti per tutta l'umanità, senza dubbio. Però è chiaro che tanti dettagli, per esempio relativi ai crateri, viene in mente Clavius, quando l'abbiamo osservato qualche giorno fa, Tommaso, Clavius, e si vedeva molto molto bene. Stasera invece io sfido a trovarlo, Clavius. È perché ovviamente tu, non avendo il contrasto legato al fatto che la Luna è piena, hai più difficoltà, perché comunque viene in un certo senso saturato dalla luce e quindi è più difficile da osservare, da trovare. Infatti guarda, non è proprio visibile, io non lo trovo. Pazzesco. Ecco, questa è una domanda interessante. Raffaele ci chiede: la Luna ha sempre la stessa faccia rivolta verso la Terra? E questo è assolutamente corretto. E l'abbiamo assodato, abbiamo anche spiegato varie volte il motivo, legato comunque anche alla gravità che la Terra esercita sulla Luna, e quindi c'è questo movimento sincrono, no, fra rotazione e rivoluzione. Per un cratere, dice, al centro. Ma un asteroide, per fare un cratere al centro, non dovrebbe essere spalato dalla Terra? No, perché non necessariamente. Io posso anche venire di lato rispetto alla Luna e andare in diagonale e colpire la Luna al centro. È come se io dicessi che per sparare una persona devo, diciamo, sulla faccia, dovrei averla per forza di fronte. Io posso spararla anche di lato e andare di fronte, dipende dalla diagonale, dall'inclinazione. Anzi, molto spesso anche i corpi che impattano sulla Luna vanno con una certa diagonale, infatti vengono proprio studiati, a seconda dei crateri che si vengono a formare, è possibile studiare e ricostruire balisticamente un po' la traiettoria e l'oggetto che ha colpito la superficie, appunto, della Luna. No, siamo nella baia degli arcobaleni, a quanto vedo. Baia degli arcobaleni e Plato, e navighiamo sulla Luna. Voi, sì, avete richieste di vedere zone particolari, ditecelo che ci andiamo. Questa è la baia degli arcobaleni, dove siamo atterrati quando abbiamo fatto il viaggio verso la Luna con Marco Bastoni. E comunque questa è un'altra zona che comunque
Invece, vai, vai, dici. No, dicevo che invece sulla destra, se diciamo a destra di Plato, alla nostra destra, c'è, se scendi Pasquale, possiamo vedere invece le catene montuose lunari, per così dire, ma sono effettivamente delle catene montuose, che sono gli Appennini, che in realtà quando la luna è piena è difficile apprezzarli, perché appaiono solo... indicali col mouse, Pasquale, così magari vi facciamo vedere. Esatto. Questo arco che voi vedete, che sembra una semplice cicatrice bianca, in realtà quando la luna si trova in fase, quindi che sia crescente, calante, poi dipende, come abbiamo già detto, la luna cambia faccia da questo punto di vista, no? Sembra quasi cambiare faccia, sebbene essa sia statica, si apprezzano molto di più, perché essi fanno anche ombra sulla superficie e sono veramente suggestivi, perché sono delle vere e proprie catene montuose, sono delle vere e proprie montagne sulla superficie lunare. Ma quello che mi incuriosiva, cioè quello che mi piaceva e premeva a dire, era questa cosa qui. Volevo più che altro fare una domanda ai nostri amici per svegliarli un po' in queste serie di estate dove un po' uno assopisce. Voglio fare un po' di interrogazioni. Sono sicuro che sono bravissimi e mi sapranno rispondere. Perché parliamo di mari sulla luna? Perché si chiamano mari? Aspettiamo qualche risposta nei commenti. Noi non lo diciamo, voglio aspettare qualche risposta nei commenti per vedere se qualcuno sa appunto la risposta, la soluzione. Fateci telefonate. Qualche zona di atterraggio, oggetto di missione lunare, è possibile vederla stasera? Guarda, Davide, ci siamo andati prima e ci riandiamo adesso. Eccola qua. Siamo proprio sul mare della tranquillità. Eccolo qua. Mettiamo proprio al centro. Eccolo qua. Si vede bene, no, Tommaso? Penso che i parametri, bene o male, stiamo abbastanza bene. Sì. Allora, Fulvio dice, forse perché sono ampie aree pianeggianti? Sono sicuramente ampie aree pianeggianti, ma perché chiamarle proprio mari? Tommaso, tu stai mettendo in difficoltà i nostri amici adesso. in onore di Nicolò, dico. Raimondo dice, per la lava che si è creata con impatti con meteore. Ok, sì, la lava, sì, sostanzialmente l'impatto crea un'energia cinetica, scarica questo calore sulla superficie che fonde sostanzialmente le rocce e le fa diventare come il basalto che troviamo anche sulle nostre strade. Sono enormi colate di pianura, sono zone pianeggianti, ma sono dei mari perché inizialmente qualcuno pensava che fossero effettivamente dei mari. Sapete dirmi chi vi viene qualcuno in mente? Tommaso, ma tu stai... Vai, l'abbiamo detto tante volte. Ma tu stai monitorando i commenti, perché io non li posso vedere sempre, perché io faccio vedere la luna, vedi i commenti per bene io. Tommaso. Allora, a causa del loro colore scuro, sicuramente sì, perché sono scuri. Vediamo il colore scuro che li contraddistingue. Sono antiche formazioni vulcaniche, sono delle pianure basaltiche, forse per il colore scuro. Diciamo che oggi, da un punto di vista geologia planetaria, per intenderci, quando parliamo di mari parliamo appunto di queste tipologie di conformazioni. Però in passato si riteneva proprio, pensavano che osservando la luna, sembrando delle zone più scure, pensavano che effettivamente sulla luna quelle zone scure fossero piene di acqua e fossero dei veri e propri mari. Lo stesso Galileo, quando osservò la luna, pensava che fossero appunto dei mari. Ecco, qualcuno ha scritto Galileo, ad esempio Raimondo Scaccia, Fulvio Lauritano hanno pensato a Galileo. Bravi. Fabio scrive Gasparri. Il nostro Daniele non penso sia stato lui a coniare, è troppo giovane per aver coniato il termine mari.
Qualcuno dice che durante la lezione erano distratti. Aia, aia, ragazzi, mai distrarsi durante le lezioni. Comunque, i nostri amici sono le nostre dirette, quindi grazie, grazie. Stasera interrogazione a tappeto, dice Francesca, quindi... No. No, allora, dice Olimpia, sono uscito per fare le foto a Giove e Saturno. Bravissima. Persone mi hanno detto che stasera ci sarà la nonna blu. È vero, Olimpia, l'abbiamo detto un attimo fa, giustamente tu eri a fotografare Giove e Saturno, quindi non hai potuto sentirlo. Luna blu, no. Sostanzialmente non è un modo di definire il plenilunio ad opera di determinate, appunto, credenze popolari, un'usanza, ma non, la luna non può diventare cromaticamente blu, salvo condizioni atmosferiche a noi sconosciute, eventi cataclismici che possano portare la luna a diventare blu. La luna può diventare solo rossa durante le eclissi, questo è quanto. E ci diventa perché, appunto, sappiamo che l'atmosfera fa passare determinate lunghezze d'onde della luce solare anche in funzione, appunto, della presenza dell'acqua sulla superficie. Quindi l'unico cambio di colore è il rosso. Lune rosa, lune verdi, viola, blu, non sono possibili, ecco. Sono lune rosse. C'è Roberta Consoli che dice: sto guardando la luna d'occhio nudo dal balcone, spettacolare, ma fa ombra comunque, Roberta, talmente dalla luminosità. E quindi è bene osservare Giove e Saturno insieme alla luna, quindi fai benissimo ad osservarla d'occhio nudo. E se avete un binocolo, come al solito vi consigliamo l'osservazione sia della luna che anche di Giove con il binocolo, perché potete vedere i satelliti galileiani. Quindi mi raccomando, io Europa, Callisto e Ganimede, ve lo diciamo sempre. Allora Pasquale, comunque qui già iniziano, siamo in diretta da 25 minuti e già c'è qualcuno che ci chiede di osservare anche Giove e Saturno, quindi te lo inizio a dire, tieniti pronto, perché quando saranno saranno alti tali da poter essere osservati dalla tua postazione, secondo me una capatina è doverosa. Sai qual è il discorso? La capatina la possiamo fare, però devo smontare il riduttore. Pasquale, mi sa che hai qualche problemino di connessione. Ho problemi di connessione. Non so, non penso di essere io, perché ho visto che qualcuno nei commenti ha scritto che c'era un problema di voce metallica. Ragazzi, dateci conferma se è Pasquale o sono io. Perché Samuele scrive audio out. Ok, Samuele dice audio out, Pasquale mi sa che sia un attimo frizzato. Ok, Pasquale mi sa che si è bloccato, e con lui si è bloccata anche la luna. Ragazzi, tornerà sicuramente a breve il nostro Pasquale, lo vedo che sta tornando con fatica, ma tornerà, non vi preoccupate, ce la farà. Intanto qualcuno ci scriveva satelliti di Giove, ma è possibile che si vedano i satelliti di Giove ad occhio nudo appena accennati? No, Roberta, è praticamente impossibile, perché sostanzialmente sono molto 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 meno luminosi di Giove e anche, appunto, del resto delle stelle, ma seppure diciamo avessero una seppure fossimo sotto un cielo abbastanza buio, non riusciremo comunque ad osservarli, perché la luminosità di Giove tende a mangiare, tra virgolette, possiamo dire così, a coprire completamente la luminosità degli altri corpi, quindi dei suoi satelliti principali, satelliti spesso detti galileiani, ma anche conosciuti come satelliti Medicei. Pasquale, sei tornato? Mi senti? Sì, ora ti sentiamo benissimo. Perfetto.
Vediamo se riesce a tornare anche la Luna. Eccola, è tornata. Ragazzi, come vi avevo detto, abbiamo risolto. Ah, questo stavo dicendo, Pasquale, che in merito ai satelliti di Giove, che ad occhio nudo non possono essere osservati, ma già con un piccolo binocolo, puntando verso Giove, quando questi si trovano in una posizione ideale per poter essere osservati, perché può anche darsi che si trovino dietro il pianeta, ovviamente ruotando intorno a Giove come ruota la Luna, i pianeti delle volte finiscono per essere completamente occultati dal, cioè, scusatemi, i satelliti finiscono per essere completamente occultati da Giove, dal loro pianeta, e non essere osservati. Però delle volte che cosa capita? Capita che i pianeti passino davanti a Giove, transitino davanti a Giove, ed ecco che in quel caso è veramente bello, quando si ha un telescopio, perciò comprate un telescopio se non l'avete ancora fatto, è molto bello osservarlo, perché è possibile vedere l'ombra del satellite sulla superficie del pianeta che si sposta, così come si sposta il satellite, ed è veramente 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 bello. Grazia dice che ogni tanto la mia voce è metallica, però forse è colpa del ventilatore più che della connessione. Ah, ecco. Provo a spegnerlo, così magari la mia voce torna ad essere normale. Allora, io nel frattempo mi sono spostato su cratere Copernico, che è un altro dettaglio lunare, ecco, cratere molto molto importante della Luna, che si vede facilmente. Anche Copernico ha una bellissima raggiera e ne valeva la pena osservarla. Tommaso, io direi che noi possiamo anche rompere gli indugi e spostarci anche un pochino su Giove, perché penso che lo possiamo vedere anche Saturno. Ci vuole un attimo, un poco di pazienza, però penso che ce la possiamo. Sì, dai. Allora ti lascio le redini umane. Vai. Allora, vediamo un po' di interattivo. Ah? Scusami, Pasquale. Hai l'audio del computer attivo, si sentono le notifiche. Ah, ecco, sì, avete ragione. Pardon. Hai capito? Sì. No, ogni tanto arriva qualche. Vai, allora tolgo la condivisione. Ok, vai, tu togli la condivisione. Nel frattempo io chiacchiero un po' con chi c'è in live. Parlavamo appunto dei satelliti di Giove. Come vi dicevo poc'anzi, per la prima volta i satelliti di Giove furono osservati proprio da Galileo Galilei, che appunto, puntando il suo telescopio in direzione del pianeta, si accorse che questo non era da solo, ma c'erano quattro astri, lui così li chiamò, quattro corpi celesti che accompagnavano Giove. E osservazione dopo osservazione si accorse anche che questi corpi celesti non erano delle stelle fisse, ma si muovevano e ruotavano intorno proprio al pianeta Giove. E questo fu un'intuizione per Galileo, perché Galileo capì che effettivamente forse il modello appunto tolemaico, quello appunto diciamo geocentrico, non aveva così tanto ragione. Iniziò ad intuire che effettivamente non ruotava tutto intorno alla Terra, ma che c'erano dei corpi che ruotavano intorno anche ad altri corpi come Giove. Tant'è vero che noi quattro satelliti che i principali di Giove, Io, Callisto, Europa e Ganimede, li definiamo in due modi. Li identifichiamo o come satelliti galileiani, proprio perché sono stati osservati per la prima volta e scoperti, potremmo dire, da Galileo Galilei, o anche appunto satelliti Medicei. Perché satelliti Medicei? Perché sostanzialmente Galileo dedicò la scoperta di questi satelliti alla famiglia Medici. All'epoca diciamo funzionava un po' così: per poter fare scienza, per poter fare ricerca, per poter vivere, c'era sempre un mecenate che sovvenzionava gli studi. Oggi non è più così, purtroppo, da un lato, o per fortuna da un altro, però oggi sappiamo ci sono i finanziamenti. Immaginate che all'epoca gli enti finanziatori che finanziano la ricerca oggi erano i mecenati. In questo caso la famiglia Medici, che era una famiglia importantissima della città di Firenze, che penso tutti quanti conoscerete, si occupava appunto anche di finanziare menti illuminate come quella di Galileo, e perciò appunto spesso vengono identificati come satelliti Medicei o satelliti galileani.
Allora, vediamo un po'. Elisabetta dice: io stasera non vedo neanche la luna, perché Elisabetta stiamo andando un attimo su Giove, perciò forse non vedi la luna in questo momento. Allora, adesso ve lo condivido già lo schermo, così. Antonello mi chiede come sta Giuseppe. Ecco, diciamo un po' agli amici chi è Giuseppe, perché altrimenti questa cosa può apparire un No, po' no, 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 fuori. no, 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 no. Condividiamo, vai, Tommaso. Comunque Giuseppe è il mio tardigrado e sta benissimo, Ah. tranquilli. Ok. Tommaso, che ne pensi? Penso che tu debba abbassare un po' il gain, perché Lo altrimenti so. noi... Lo so. Allora. Comunque, per capirci, Pasquale, le notifiche di prima sono da parte del caro Marco Bastoni, Ah, ok. che mi chiede info. Ok, quindi... Allora, ecco qua Giove nel frattempo. Si vede anche un satellite qua. Mamma mia. Insomma, si vede molto molto male stasera, eh? Proprio male, Tommaso. Non è serata, Sì, insomma. Pasquale, ma non vorrei sbagliarmi, ma Aspetta, no, devo. C'è il c'è parametro da una... aggiustare, la Ragazzi, saturazione. stasera io non lo sapevo perché non ho controllato Stellarium, ma noi stiamo osservando l'ombra di una luna sul pianeta. O forse addirittura due, a meno che Pasquale non abbia il telescopio zozzo. Ma a me sembrano due transiti lunari. No, non so perché mi. Tommaso, anche un'altra cosa, la camera. Pasquale, Non vado un so. attimo a controllare su Stellarium perché se mi è sfuggita questa cosa è un grave problema, mea culpa. Ragazzi, se effettivamente è così e Pasquale non ha il telescopio sporco, ma penso che sia proprio così, ed Qua c'è la luce. infatti sì, sono due occultazioni, ragazzi, stiamo osservando, cioè due occultazioni, stiamo osservando due transiti, ma che fortuna Pasquale stasera. Che fortuna che hanno i nostri amici e forse più tardi ne avremo anche un terzo, no, soltanto due. Allora, ragazzi, quello che voi, Subito quello ad che stiamo accusare c'è osservando. la camera sporca. Eh sì, perché generalmente tu sei abbastanza Ma non è vero. avvezzo. Allora, ragazzi, Pasquale, se zoomi un po' sul pianeta, spiego che cosa Sì. stiamo osservando. Allora, ragazzi, quello che vedete sul pianeta non è un puntino di sporco. Pasquale, indicalo col mouse cortesemente. Ecco, quello più grande in realtà è l'ombra della luna di una delle lune di Giove, ovvero Europa. Sì. E l'altra invece è Callisto. È l'ombra appunto della luna Callisto, che praticamente sono quasi un po' allineate, in questo caso le due ombre. E sono veramente, veramente bellissime, perché praticamente ci fanno capire più o meno quello che succede anche... no, aspetta, Pasquale, però mi sa che ho sbagliato, ho detto io una stupidaggine, perché ho detto Callisto, in Io realtà non ho volevo dire controllato. Ganimede ed Europa, non Callisto ed Europa. Ganimede è quella più grande, quella che voi vedete sulla sinistra che Pasquale sta indicando, e a destra, se Pasquale sposta il mouse... A destra, esatto, quella là invece è l'ombra più piccola ed è l'ombra di Europa. Praticamente stiamo osservando le ombre dei dischi di due satelliti di Giove, mentre quel satellite piccolino che voi vedete ancora più a sinistra, piccolino relativamente, cioè quella, diciamo, quella sorta di piccolo pallino che vedete, quello lì è io, la luna piena di vulcani, l'inferno più assoluto del sistema solare, ricca di vulcani. Ecco, stiamo osservando sostanzialmente contemporaneamente tre satelliti su Giove. Di due osserviamo le ombre e uno lo osserviamo direttamente. Questa cosa è bella perché come noi vediamo l'ombra su Giove, così accade anche quando la Terra, quando ci sono appunto ad esempio le eclissi di Sole, praticamente. Perché praticamente che succede? Che la Luna passa sulla superficie della Terra, passa davanti alla Terra, crea un cono d'ombra, quindi un'ombra come quella che si sta creando in questo momento, e in quella zona dell'ombra avviene appunto l'eclissi, perché copre totalmente il Sole. In questo caso
è un po' più complicato che ci siano eclissi, però perché comunque c'è un discorso di rapporti e di distanze che entra in gioco, però appunto fa capire più o meno le dinamiche quali sono, ma è affascinante vedere come con un piccolo telescopio di soli 15 centimetri e con una camera planetaria noi non solo stiamo osservando un pianeta distante milioni di chilometri da noi, ma osserviamo addirittura l'ombra delle sue lune, l'ombra che le sue lune proiettano sulla sua superficie. Capite che meraviglia è poter osservare il cielo con un telescopio? E se acquistate un telescopio, anche da 130 volendo, potete osservare le stesse cose. Siete in grado di vedere gli stessi fenomeni accadere su Giove, quando accadono ovviamente. Quindi ragazzi, vi posso assicurare che ad occhio nudo è uno spettacolo ancora più bello, ancora più affascinante. È vero Pasquale ve lo può confermare, è bello vederlo dallo schermo, è bello vederlo tutti insieme, però quello che si vede all'oculare è tutta un'altra storia. L'emozione che si prova nell'osservare il cielo stellato, le bellezze, le magnificenze, la mastodonticità del cielo stellato al telescopio, all'oculare, con i propri occhi, è un'esperienza unica, assolutamente unica e da fare. Quindi ragazzi, mi raccomando, quando ci sarà la possibilità di fare tanti eventi dal vivo, e vi prometto che noi li faremo quando ce ne sarà la possibilità e apriremo anche a molte più persone. Ma sabato ci vediamo. Sabato iniziamo. Diciamo che sabato iniziamo, però ci sono comunque, sai, ancora le restrizioni, c'è ancora chi ha paura di partecipare. Ovviamente quando ci sarà una maggiore libertà, ragazzi, partecipate perché è un'esperienza unica da vivere e sono sicuro che quando la farete vi innamorerete. Squadra, lo sai che non voglio esagerare, ma penso che addirittura si riesca a vedere perfino Ganimede sulla superficie. Anche se il SING non è eccellente, io penso che sia veramente, veramente bello poter osservare stasera Giove. È stato anche un colpo di fortuna, diciamolo, perché non era preparato. Io non avevo controllato, sinceramente, ovviamente. Io non sto tutta la giornata a controllare se accadono fenomeni su Giove, né tantomeno mi metto a fare i calcoli per ricordarmi. Generalmente controllo mensilmente, però questo, devo essere sincero, mi era completamente sfuggito. In realtà neanche io avevo visto, però comunque colgo l'occasione di quello, diciamo, in merito alle parole di Tommaso. L'osservazione non è che... Ok, ho visto Giove stasera, benissimo, è sempre la stessa cosa. No, perché adesso stiamo osservando questi bellissimi fenomeni. Quindi, come vedete, col passare delle serie, chiaramente dovete rifare ad alcuni software, quali possono essere Stellarium, insomma, per computer, e potete vedere a che ora ci sono questi fenomeni, ma e non sono comunque rari. Ritrovate comunque, non tutti i giorni, però comunque ci sono, e osservarli all'oculare, ripeto, come ha detto Tommaso, ne vale veramente la pena. Sì, assolutamente, ragazzi, ve lo consiglio. Ma vedo che a dare supporto a quanto diciamo ci sono anche i commenti dei nostri utenti, di tutti quelli che sono connessi questa sera, che appunto dicono verissimo, osservare al telescopio è un'emozione che non capisci finché non metti a fuoco per la prima volta e ti appare l'immagine. Brividi, scrive Luciana. Ok, Roberto ci chiede su Stellarium come e dove vedete questo info. Allora, Stellarium è un programma, Roberto, che tu puoi scaricare gratuitamente inserendo le coordinate della tua posizione, quindi dove abiti, indirizzo, lui ti fa il calcolo appunto del movimento dei corpi celesti per quella determinata longitudine e latitudine, a quelle determinate coordinate, e cliccando su Giove tu vedi che cosa sta accadendo in quel preciso istante su Giove, quindi quello che andresti poi ad osservare al telescopio. Sì, verissimo, verissimo. Quindi anche con piccoli telescopi, ecco, con 114 voi potete osservare, ecco, in visuale
questi bellissimi fenomeni. Qualcuno ci spiega, ci chiede, Elena ci chiede, stasera vedo Giove più giallo, da cosa dipende Tommaso? Allora, in parte dipende sicuramente dal fatto che Giove non è ancora altissimo, diciamo che si trova ancora a sud-est, quasi più est che sud a quest'ora, perché ovviamente il pianeta sorge adesso, ovviamente quando sono più bassi sull'orizzonte tendono ad acquisire, un po' come la Luna, no? Tende ad acquisire quei colori dettati anche dall'atmosfera, ma io penso che sia anche dovuto un po' alla regolazione dei colori da parte di Pasquale. Se Pasquale magari regola qualche parametro, riusciamo ad avere anche dei colori un po' più, più neutri del pianeta. Però ovviamente anche questo è importante, durante la sera non cambia solo la superficie, ma anche i colori. Ecco, adesso si vede anche maggiormente il contrasto. Peccato per il Sing, anche se vi dirò, la tentazione di andare su e montare il telescopio e fare riprese, secondo me la capatina c'è un problema però, Pasquale, che prima o poi tutti i corpi del cielo si spostano, noi lo sappiamo, il cielo fortunatamente non è fisso e quindi diciamo piano piano quest'ombra sparirà. Vabbè, spero di riuscire a beccare almeno una ancora, dai. Però sono convinto, ce ne saranno sicuramente altri eventualmente. Allora, io direi di fare una capatina anche su Saturno. Assolutamente. E poi concludiamo tornando sulla Luna. Allora, tolgo la condivisione e prego. No, dicevo che comunque è un po' di tempo che in realtà non osservo nemmeno Saturno, quindi è un piacere fare una capatina su Saturno. E a proposito di Saturno, cari amici e cari utenti, vi consiglio un bellissimo libro, vi trovo un attimo il link, di un amico che ne ha scritti più di 35, forse 36, lo dimentico sempre perché sono tanti, che si chiama Che spettacolo ho visto Saturno, ed è un primo incontro con il cielo, è diciamo prevalentemente più per ragazzi, ma va bene anche per chi si volesse approcciare per la prima volta all'osservazione del cielo stellato. Io ve lo consiglio perché ovviamente è un libro di Daniele Gasparri, vi lascio il link qui in descrizione, eccolo qui, questo è il libro di Pasquale, di Daniele, scusatemi, è il libro di Daniele, Che spettacolo ho visto Saturno, ed è adatto appunto, come dice anche la sezione di Amazon, sia ai giovani che agli adulti, si chiama Che spettacolo ho visto Saturno proprio perché Daniele parte da questa sua prima emozione dell'osservare Saturno, ma in realtà io parlando molto spesso anche con chi si è dedicato poi alla ricerca astronomica, quindi chi è diventato astrofisico, chi è diventato astronomo, quando gli ho chiesto come è nato l'interesse per il cielo, molti di loro mi hanno detto proprio che questa passione è nata quando per la prima volta hanno osservato Saturno, in una fotografia, ma molti anche al telescopio. Per esempio c'è la bravissima scrittrice Licia Troisi, che è un'astrofisica, ha lavorato appunto all'INAF, si è occupata di evoluzione delle galassie, di studio delle galassie, attualmente si occupa di scrittura sia di fantasy ma anche di libri di divulgazione, La sfrontata bellezza del cosmo è l'ultimo capolavoro dove lei affronta proprio un viaggio all'interno dell'universo partendo da immagini bellissime che hanno segnato la storia. Ecco, lei all'inizio proprio del suo libro racconta come questo amore per l'astronomia sia nato da un'osservazione di Giove al telescopio che appariva appunto, cioè di Saturno, scusatemi, al telescopio che appariva come un piccolo oggetto caratterizzato da questa sorta di struttura piatta che sono poi bellissimi anelli di Saturno, che sono veramente uno spettacolo da osservare. Diciamo che di Saturno è bello osservare gli anelli, anche le lune,
Ma di Giove è bello invece osservare le strutture. Ecco, Pasquali mi sa che si è eclissato nuovamente, ma penso perché stia un po' smanettando e spostandosi lungo la cupola celeste. Quindi gli diamo il tempo di trovare Saturno e di mostrarcelo in tutta la sua bellezza. Ma come vi dicevo, appunto, solitamente è uno Tommaso spettacolo. Tornato. Sì, lo sappiamo, Pasquale, ho detto che eri alla ricerca. No, ma sono proprio, è caduta proprio la connessione. Ah, ok, quindi noi pensavamo fossi preso a navigare fra la volta nella volta celeste. Sì, Luciana, ti dico subito, la scrittrice è Licia Troisi. Ve lo scrivo anche nei commenti, vi posto anche il suo libro. Allora, il libro si chiama La sfrontata bellezza del cosmo. Se volete, appunto, sulla nostra pagina Passione Astronomia trovate anche una live dove io ho intervistato Licia, abbiamo fatto quattro chiacchiere, abbiamo parlato proprio del suo libro, ed è stata veramente una bellissima chiacchierata. Vi consiglio di vedere quella live perché è molto 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 interessante. Vi lascio il link del libro qui nei commenti. Eccolo qui. Questo è il libro di Licia Troisi. Trovate il link Allora, alla eccoci qua. scoperta del cosmo. Eccoci qua. Allora. Mamma mia, comunque stasera sono un sindo proprio Vabbè, bellissimo, però eh. dai, è comunque bello osservarlo. Diciamo che il Sing stasera non aiuta. Per chi non lo sapesse, per chi diciamo stesse seguendo per la prima volta le nostre live, il SING è diciamo un termine che sta ad indicare il fenomeno della turbolenza atmosferica. L'atmosfera è comunque un fluido, quindi è soggetta a movimenti come se fosse diciamo acqua, e di conseguenza, siccome c'è tanta aria sulla nostra testa, questa si frappone fra l'osservatore, quindi noi che osserviamo col telescopio, e l'oggetto che stiamo osservando, in questo caso Saturno. Quando c'è calore e quindi l'aria si muove particolarmente o c'è vento, ecco che l'immagine non appare fissa, non appare definita, appare mossa. E quindi parliamo di cattivo Sing o di buon Sing. È come osservare, diciamo, un oggetto che si trova sul fondo di uno stagno. Se l'acqua è calma, noi l'oggetto lo riusciamo ad osservare ben definito, immobile, ne cogliamo i dettagli. Ma se lo stagno o il mare, diciamo, è mosso e agitato, ecco che è più difficile cogliere i parametri, le caratteristiche. Pensate che per risolvere il problema del Sing, gli ingegneri e gli astrofisici, gli astronomi, che cosa si sono inventati? Si sono inventati le ottiche adattive. Le ottiche adattive, che cosa sono? Sono delle particolari ottiche, quindi dei particolari telescopi, che hanno lo specchio secondario, diciamo, quindi quello che si trova in alto, che si muove velocemente tante volte al secondo. Quindi va a compensare il movimento della turbolenza atmosferica. In questo modo lo risolvono. In gran parte ci permettono di ottenere immagini molto molto dettagliate. Ecco, per esempio, il telescopio Hubble, invece, che si trova al di fuori dell'atmosfera terrestre, non ha un problema di Sing. Però, Infatti. Pasquale, i mezzi di Passione Astronomia per ora non ci permettono di utilizzare Hubble. Vabbè, però è sempre come dice Nico Tripodi, Saturno è sempre bello, c'è poco da Sì. fare, quindi ce lo godiamo ed è veramente bello. Comunque vi invito sempre a mettere like alla pagina di Rileghiamo la cultura che unisce, quindi vi metto il link nei commenti, mi raccomando, quindi mi ha fatto molto molto piacere fare queste due live per questo bellissimo progetto. E mi raccomando, passate sulla loro pagina Facebook. Allora, Pasquale, scusami se ti interrompo, Vai. ma ho visto una domanda. C'era Ivano che, a parte che voglio ringraziare per i complimenti, grazie Ivano, che ci scrive che siamo fantastici, troppo buoni Ivano, noi cerchiamo solo di portare un po' della nostra passione per l'astronomia a tutti quanti voi, nel nostro piccolo, con umiltà e con l'amore che ci mettiamo ogni giorno. E lui ci fa una domandina, dice, io sono completamente ad occhio nudo,
Mi raccomando, Ivano, risolvi questo problema, compra un telescopio quanto prima. Se hai bisogno di consigli, trovi le live e gli articoli dove consigliamo i vari telescopi anche per iniziare. E dice, se guardo la Luna, posso individuare Giove e Saturno? Sì, puoi individuare sia Giove che Saturno in realtà, perché attualmente si trovano a destra della Luna. Quindi osserva la Luna piena, in questo momento, vedrai che a destra, leggermente più in alto, diciamo alle ore 2, troverai Giove e ancora più a destra troverai Saturno. Giove ti apparirà come un vero e proprio faro, è un astro molto luminoso, bianco. Saturno è leggermente più piccolo e tendente a giallino, ma riuscirai ad individuare facilmente, anche perché i pianeti, a differenza delle stelle, non sbrilluccicano, ma hanno una luce più o meno fissa. Sì. E questo perché sono molto più vicini e quindi la luce ci arriva in maniera, diciamo, fissa e non ballerina come quella invece delle stelle che, essendo più lontane, appaiono più puntiformi. Ok, perfetto, Tommaso, perfetto. Intanto, Pasquale, ti dico che sul mio profilo privato di WhatsApp arrivano immagini ad alta risoluzione di Giove, che sono veramente, veramente fantastiche, fatte da un amico, e vorrei far vedere ai ragazzi e tutti quelli che ci seguono, quindi sia ai nostri fan più sfegatati, ma anche a chi ci segue per la prima volta, quando si impara ad usare i telescopi e quando, diciamo, si usano delle particolari tecniche, perché dovete sapere che per fare le foto non basta puntare l'oggetto e scattare una foto, ma ci sono una serie di procedure di elaborazione. Vi faccio vedere che cosa si riesce a vedere, anche se il SING, come vi dicevo, oggi non è propriamente dei migliori. L'immagine, questa è un'immagine appunto scattata da un amico, Giovanni Sopi, che ne approfitto per salutare, con il quale anche abbiamo fatto delle live molto interessanti sugli esopianeti e sul ruolo dell'astrobiologia e dell'astrofisica nella scoperta degli esopianeti, e vi voglio far vedere come appare la stessa immagine che vedevamo prima dopo un po' di lavoro. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qui. Si vede, Pasquale? Mi dai conferma? Forse. Sì, si allarga un po', diciamo, ingrandisci. È quello che abbiamo visto noi in diretta, Tommaso. Esatto, quello che abbiamo visto noi in diretta, però fotografato e, diciamo, senza la turbolenza del video, dell'atmosfera. Vedete com'è definita l'ombra della Luna? Vedete, tra l'altro, come si riesce a vedere anche il disco di questa macchiolina nera? È la Luna, che è spostata. Infatti, diciamo, è spostata, e quindi l'ombra appare in diagonale, perché ovviamente la luce solare è leggermente in diagonale, quindi vedete, è spostata l'ombra della Luna. E qui, se ci fate caso, affinando un po' l'occhio, si riesce a vedere anche l'altro satellite, oltre che alla sua ombra. Ed è possibile apprezzare anche la differenza di diametro fra i vari satelliti di Giove. E quindi è davvero magnifico. Volevo giusto condividere con voi Io questo. volevo giusto condividere con voi la presenza di un'altra persona. E io mo ci ho fatto caso. Ehi, Buonasera! salve! Buonasera! Cosa sta succedendo Stavo qui? tripli transiti qua abbiamo visto. Cioè, Che? Daniele, ti rendi conto? Ci sono i Tu da transiti di Giove. Giove, ci sono i transiti delle lune di Giove in questo momento. Cioè, io ho perso un'ora di tempo adesso a fare la collimazione fine invece di osservare Giove, quindi sono stato il più grande No, ma pirla della storia. guarda che sono ancora belli che Ah, in ok. transito, eh. Ah, beh, tre ce ne sono? Due. Ci sono Ganimede ed Europa. Ma bellissimo. Vabbè, allora adesso lo punto anch'io a sto punto, Giove. Voglio vedere se si vede, che ancora è basso, quindi. Sì, però Guarda, si vede tanto bene, però, Daniele. Ganimede si trova al centro, eh. È talmente ben visibile che riesce a vedere Ganimede anche col telescopio di Pasquale scollimato. Ma non è vero, l'ho Dice che l'ha collimato. collimato, dice che l'ha Sì, no, collimato. è vero, era una battuta. Finalmente l'ha collimato e si vede anche. Guardate, no, aspetta. Questa è l'immagine tua di Pasquale?
Sì. È mia. Beh, dai, allora sì che si vede. Regaliamo la lente di Barlow a Pasquale, questo sì, è il prossimo step. Hashtag lente di Barlow. Buonasera, ragazzi, a tutti, intanto piano, saluto piano, tutti coloro che mi stanno mandando tutti i saluti. Solo che, ragazzi, noi diciamo lente di Barlow, spieghiamolo a questo punto che cos'è una lente di Barlow. Io non lo so, non so nulla, guarda, oggi mi hanno detto di tutti i colori, mi hanno già appena detto che non sono capace di fare niente, quindi io non parlo. Ok. Vabbè, spiegate voi che siete più giovani e più ai tanti, perché io faccio foto solo per dimostrare agli altri che non sono capaci. Così mi è stato detto. Daniele stasera è in modalità polemica, l'abbiamo capito. Stasera è una settimana, se potessi parlare ci scriverò un libro. Dai, tanto, fai 37, diventano 38. Ma quel libro penso che lo dovrò scrivere quando io sarò in Antartide, perché poi mi verranno a cercare sotto casa, quindi perché farò nomi, cognomi e anche indirizzi di casa, tanto visto che quello di Pasquale ormai è pubblico, pubblichiamo tutti. Daniele, facci vedere Giove. Faccio vedere Giove, Daniele. Dai, adesso arrivo. Quindi praticamente io sono l'unico senza aver che non ha montato il suo telescopio, in pratica. Vabbè, ma tanto adesso le immagini che ci vuole? Ci fai con Photoshop, le puoi creare tu, quindi... Dai, faccio vedere Giove, ma è uscito Pasquale, abbiamo perso Pasquale? Sì, Pasquale ogni tanto scappa via. Ah, va bene, dai, allora, guarda, io ho una buona notizia, ho perso, sono arrivato tardi, anche se non era previsto che io partecipassi stasera, però avevo detto che passavo per fare un saluto, sono arrivato tardi perché mi sono messo qua sul tetto ad affinare la collimazione, ossia l'allineamento degli specchi del telescopio, e per fare una cosa di fino, proprio di fino, ci ho perso un'ora, perché... Dovevo capire esattamente il punto preciso, perché le cose ogni tanto bisogna farle in una maniera precisa. Quindi ho perso mezz'ora, un'ora anzi di tempo adesso, sono pronto, vediamo se il telescopio è collimato, quindi, perché magari ho fatto una cavolata invece di allineare gli specchi li ho smontati. Mentre Daniele, diciamo, mette alla prova le sue capacità di collimatore, io vi spiego un po'. Collimatore. Da grande farò il collimatore, guarda, esatto. È bellissimo, il collimatore umano. Dani, vieni qua, vieni a collimare il mio sempre, io sono ben felice. Per un giusto prezzo io faccio tutto, beh tutto, vabbè, tutto che riguarda l'astronomia, adesso non apriamoci a doppi sensi poco piacevoli. Comunque, scusate se ogni tanto vado e vengo, ma la linea purtroppo ogni tanto mi abbandona. Non sono giorni, diciamo, tra i computer, insomma, lasciamo perdere. Vabbè, comunque vabbè, guarda, io intanto vi lascio un secondo perché punto Giove a sto punto, però devo farlo manualmente, quindi forza bruta e arrivo. Vai. Vediamo cosa si ragazzi, vede. Alla fine Daniele ha parlato di collimazione fine. Ecco, questo è un punto abbastanza importante, perché sì, quando si osserva ad occhio nudo, all'oculare, basta collimare gli specchi, cioè allineare il secondario e il primario, quando si tratta di Newton ovviamente, in modo tale appunto che la luce arrivi perfettamente in linea, diciamo, retta tra i due specchi, quindi devono essere perfettamente allineati, ma quando poi si fa astrofotografia, quindi si fanno foto ai pianeti, è lì c'è bisogno di un'ulteriore precisione. Allora, gli astrofotografi generalmente sono delle persone abbastanza malate. Siamo delle persone abbastanza malate. Perché? Perché ovviamente stiamo lì, puntiamo con la camera un oggetto, cerchiamo di affinare la collimazione in modo tale che sia proprio concentrica, all'ennesima potenza, al millimetro, e dopo aver fatto questo facciamo i video ai pianeti, ma poi teniamo conto di quanto tempo impiega il pianeta a ruotare su se stesso e quindi del movimento, facciamo un'operazione chiamata derotazione. Daniele in media fa, penso, almeno un 5, 6 se non 10 video, vero Daniele? Daniele è sparito proprio, è andato via. Ah già, perché è andato a puntare Giove. Sì, comunque Daniele fa tanti video e poi li mette insieme, quindi ragazzi, voglio dire, dire che Daniele fa le cose solo per
per screditare gli altri, dire che Daniele fa dei lavori mediocri è veramente ridicolo, quindi che dirvi, andateli a vedere e vi renderete conto di quanto sono belle le immagini che Daniele ottiene, quindi delle sue capacità, e se volete raggiungere un livello pari a quello di Daniele, leggete i suoi libri, Primo incontro con l'astrofotografia. Mamma, mi senti? Io ti sento, Pasquale. Ne sono caduto di nuovo. Ce ne siamo accorti stasera, inciampi un po', ogni tanto inciampi. Una continuazione. Vabbè, comunque aspettiamo Daniele che ci faccia vedere Giove, ecco, visto che ha deciso di partecipare alla live, noi siamo ben felici che partecipi alla live stasera, ci fa vedere anche Giove, e quindi siamo molto 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 contenti di questo. Allora, partiamo, quindi noi restiamo su Saturno, poi comunque diamo un'occhiata nuovamente alla Luna, perché la protagonista della serata l'abbiamo vista molto molto bene prima, anche se comunque la turbolenza sì, purtroppo è quella che è, però comunque siamo qui, chiedono gli amici Daniele dove sei, Daniele dove sei, non vi preoccupate che adesso arriva. Ecco, Raffaele ci fa la domanda: ci sono telescopi Dobson da 4.000 euro e 400 mm di diametro, quindi 40 centimetri. Che cosa si può vedere con quelli? Ecco, quelli, diciamo che il diametro è importante, però come dice anche Daniele, da grossi diametri derivano grosse responsabilità. Quando il seeing non è eccezionale e il diametro del telescopio è molto grosso, ecco che lì la turbolenza incide molto e quindi paradossalmente l'immagine ne risente molto, però ovviamente con un Dobson come quello arriva molta più luce, quindi sotto cieli bui, perché il cielo è altrettanto importante, si iniziano ad intravedere anche le strutture di alcune galassie, ad esempio si iniziano ad intravedere bene i bracci di M51, diciamo che si può veramente osservare tante tante belle cose, però ovviamente costano 4.000 euro. Non poco, insomma, non poco, Tommà, diciamo un poco tanto. Allora, io ancora in mente la foto di Daniele fatta nel deserto con la galassia che si specchiava sia nello specchietto retrovisore che nel cruscotto, che anche col chiarore. L'ho scritto male, magari avete capito. Sì, le varie foto di Daniele relative, ecco, all'ombra addirittura della Via Lattea, come no, Maria. E chi se ne dimentica? Allora, sono quasi, un'ombra. Cioè, Daniele, qua ti hanno dato per disperso tutti. Dov'è Daniele? Allora, vediamo un poco. Allora, avevo visto un commento, però adesso l'ho perso. Sì, comunque c'erano varie domande anche su Andromeda. Sì, Andromeda la vedete tranquillamente, chiaramente non con il mio telescopio, perché ci entriamo dentro praticamente da Andromeda, però sì, comunque è un oggetto che vedete tranquillamente in queste sere. Quindi cercate Andromeda anche in visuale, ecco, all'oculare troverete un bel batuffolino sì. E vi dà veramente soddisfazione la visione di Andromeda all'oculare. Io ci sono tornato, ma si vede molto male, quindi pazienza. Giove ancora basso, quindi bene, non mi sono perso niente, ho fatto la collimazione, in teoria dovrebbe essere buona, poi vedremo dopo. Allora, io intanto adesso arrivo, vi condivido lo schermo in un secondo. Allora, eccoci qua. Allora, è sparito Saturno? Sì, è sparito. Vabbè, ecco qua, adesso lo condividi tu, io cerco Saturno. Eccoci qua. Effettivamente fa schifo, effettivamente fa schifo. Dicevo proprio questo, Daniele, infatti, perché prima ci chiedevano alcuni nostri utenti, ci chiedevano, esistono dei Dobson da 400 mm
e da 4.000 euro. Che cosa si vede con quello detto in planetario? Come dice sempre quello Daniele, che vediamo adesso. Ecco, dice, esatto, da grossi diametri derivano grosse responsabilità. Quindi quando il sing è pessimo, più è grande il diametro, più diciamo l'immagine ne risente in realtà, paradossalmente. Però quando il sing è buono, invece, con un 400 mm di diametro, è lì di dettagli comunque ha voglia a vederli. Ma anche come nel Deep Sky, con un Dobson da 400 e un buon cielo buio, si vedono molti, molti dettagli, diciamo. Sì. Immaginati con un 400 sotto Atacama. Sarebbe un gran sogno. Daniele, ma perché dici fa schifo? Ah, comunque alla fine, dai, beh, sì, insomma, rispetto alla quello che abbiamo sera, visto l'altra sera insieme, la sera dell'opposizione, era un'altra cosa. Vabbè, Pasquale è sempre ottimista, Pasquale vede sempre il lato positivo delle cose. Sì, ma sì, è noi, noi da astrofotografi invece siamo molto più pignoli e diciamo pretenziosi, ecco, diciamo così proprio. No, allora, io ho detto che fa schifo, ma perché? Perché voglio fare fotografia e so, esatto, quali sono il potenziale dello strumento, che è molto maggiore rispetto a questo. È sempre comunque un'emozione vedere Giove, vedere quel puntino nero che ogni tanto è abbastanza definito, che se non sbaglio dovrebbe essere Ganimede o la sua ombra, no? Quella è la ombra, è Ganimede e quella a destra. Ganimede a destra, in basso a si destra. Vedono tutte e due, dai. Allora, sì, guarda, dai, questo qua dovrebbe essere Ganimede e questa naturalmente grandissima nera è la sua ombra, se non sbaglio, no? Poi qua ce n'è un altro che è uscito, se non... Sì, quello è Europa. Esatto. E invece quindi, quell'altro è io. Purtroppo questi eventi non li possiamo controllare, si verificano per esempio come adesso che il pianeta è molto basso sull'orizzonte, quindi è normale che ci sia un po' di turbolenza, però è comunque molto molto bello da osservare e da seguire, perché io non so da quant'è che lo state seguendo, ma si percepisce il movimento, già in 10 minuti si vede moltissimo il movimento di Ganimede dell'ombra sopra il disco di Giove. Sì, ma no, come dicevo prima, alla fine quando Daniele dice che fa schifo è perché un po' noi vogliamo fare gli sbruffoncelli, no? Vogliamo fare quelli là che vogliono il super dettaglio, quindi pretenziosi, però è anche una questione proprio di esigenza e di essere esigenti. L'astrofotografo è esigente, l'astrofotografo è un rompiscatole sostanzialmente, perché vuole il dettaglio, non si accontenta mai. Io ieri sono stato un'ora ad osservare, a fotografare, poi mi sono reso conto che non mi piaceva e ho buttato un'ora di riprese nel cestino del computer. No, ma infatti io mi riferivo al fatto che stavamo vedendo comunque l'ombra, comunque è una cosa bella da vederlo in diretta, non è... Sì, anche perché quando la turbolenza si calma i dettagli escono fuori abbastanza bene, quindi mi auguro che sì. Magari nel corso della serata salendo possa migliorare. Ma guarda, sicuramente appena finisce il transito di Ganimede le cose migliorano moltissimo, solo perché non te lo vogliono far vedere. Però magari finisce il transito, però dovrebbe comparire forse la... Mi sa che stasera ci potrebbe essere la macchia rossa. La GRS, dovrebbe esserci la GRS. Vabbè, GRS... Bene. Sì, sì, Great Red Spot. Noi l'abbiamo vista in diretta, guarda, la grande macchia rossa. Esatto, ma guarda che adesso non è male, ci sono dei momenti in cui Ganimede si vede bene e devo essere sincero, io credo di scorgere anche qualche dettaglio su Ganimede, perché non vediamo solo il puntino oscuro di Ganimede, ma adesso ingrandiamo oltre misura, anche se non è proprio bella la cosa, però ogni tanto... Beh, non adesso, però ogni tanto si vede, primo, che Ganimede è più scuro della superficie dell'atmosfera, anzi di Giove. Questo significa che riflette meno luce solare. Poi ogni tanto, veramente, io perché forse sarà deformazione professionale, però mi sembra di vedere in questo dischetto nero, che ricordo ai nostri amici, non è l'ombra, è il satellite qua, meno scuro dell'ombra, però questo è il satellite vero e proprio, ogni tanto mi sembra di vedere delle disomogeneità nel dischetto, non è un pallino scuro informe. Confermo perché anche dalle immagini che facevo vedere prima si notano bene dei contrasti di colore sulla superficie di Ganimede. Ah, e tra l'altro Pasquale, prima ho citato il caro Giovanni Sobi che mi scrive e mi dice, ma come, mi fai vedere le mie immagini prima che io le abbia potute anche derotare, ma guarda te, perché ecco, come vi dicevo, gli astrofotografi sono esigenti, la derotazione è una tecnica che serve
in maniera molto, diciamo, semplificata, per togliere il mosso, perché ovviamente se voi riprendete Giove per tanto tempo, le nubi superficiali, quindi le varie fasce, si muovono, si spostano e quindi vengono allungate, strisciate, come se voi faceste una foto alle nuvole nel nostro cielo per tanto tempo, le vedreste appunto allungarsi. La derotazione che si fa con degli appositi programmi risolve questo problema e quindi riporta le immagini in maniera chiara senza che queste appaiano come mosse. E è la dura vita dell'astrofotografo questa. Bisogna stare qui, appostarsi. Io di solito quando faccio le foto a Giove inizio più o meno a quest'ora e sto qua in appostamento fino alle 2 del mattino almeno. E aspettando quei 5-10 minuti... ma probabilmente la farò, aspettando quei 5-10 minuti che possono succedere. Che è successo qua? Non si vede più niente. Ma non benissimo. Ok, aspettando quei 5-10 minuti che non si sa se arrivano, ma qualche volta arrivano, in cui l'aria, non so per quale congiunzione astrale, si ferma e ci permette di vedere i dettagli. È una materia che insegna pazienza, specialmente per fare osservazioni o fotografia ad alto ingrandimento, ad alta risoluzione, perché quando uno fa osservazioni deep sky del cielo profondo, basta che sta sotto un cielo oscuro e vede bene tutto. Qua, se si vogliono invece notare i piccoli particolari dei pianeti, sia all'osservazione che in fotografia, qua bisogna avere pazienza, perché non tutte le serate serene sono buone, anzi una piccola percentuale sono buone. E poi, ecco, magari ti capitano 5 minuti all'interno di una serata, di una nottata, e tu devi star lì pronto. Non è che puoi dire, è brutto, torno a casa. No, è brutto, aspetto finché non viene bello. Poi magari non viene mai bello, però intanto uno la fortuna se la deve cercare. Tipo ieri. Esatto. Però quante volte, magari Daniele mi confermerà la stessa cosa, quante volte capita, Daniele, che tu fai la ripresa e dici, mamma mia come sembra bello, adesso è il momento adatto, fai la ripresa, poi passano 5 minuti e sembra magari migliore di quella di prima, e allora dici, no, devo farlo, devo continuare, e magari si va la sera ad oltranza e poi devi pure scegliere quale video selezionare. Oppure un'altra cosa che odio e che spesso mi capita, ho di nuovo le notifiche aperte, scusate, un'altra cosa che spesso mi capita qual è? Che un attimo prima di avviare la ripresa, un attimo prima di dare il play al programma per catturare i frame, l'immagine è fissa. Appena gli do il play, folate di vento, tifoni, foglie, nuvole, qualsiasi cosa... Tutte le calamità naturali del mondo capitano nel momento in cui voi date il play. Quindi, ragazzi, che dirvi? È un classico. La prima legge. Ma qua bisogna avere pazienza, perché io l'ho già detto che l'universo è il luogo più meritocratico che esista. Anche se noi facciamo astronomia amatoriale, i risultati, le soddisfazioni ce le dobbiamo sudare. Ma se ce le sudiamo, quindi se fatichiamo, se abbiamo pazienza, se soffriamo un po', purtroppo, poi, prima o poi, non rimarremo mai delusi. Non c'è mai il rischio di dire, perderò giorni della mia vita, perderò mogli, fidanzate, perderò occasioni, eccetera, eccetera, e poi non avrò niente in cambio. Ah, ok, ora sì. Non succede mai, ecco. Uno sacrifica il suo tempo, sacrifica qualcosa per ottenere, per osservare il cielo, però alla fine il cielo sempre ti ripaga. Quello non ti delude mai, è un po' come gli animali, un po' come un cane, no? Non ti delude mai. Ragazzi, scusate se parlo poco, ma purtroppo sto lottando con la connessione stasera. Sì, Pasquale adesso può capirmi e può capire che cosa provavo io, mentre in passato lottavo con la connessione, che ragazzi, tra l'altro io non ho fatto nulla, ma funziona da sola, non voglio prenderla d'occhio, però sarà l'estate, chi lo sa. Io nel frattempo, Daniele, io ho notato che è anche migliorato leggermente. È migliorato, sì. Adesso si vede relativamente bene per essere un pianeta che sta a 20 gradi di altezza, quindi è ancora molto basso. Grazie Claudia che ci scrive che con noi la televisione non esiste. Guarda, c'è qualcuno o qualcuna, non mi ricordo, che mi aveva chiesto con che telescopio stavo osservando. No, sono ancora con il 250 mm, perché
ho spoilerato, infatti la prossima settimana, da domani comincia a piovere, che ho ordinato un telescopio, un tubo da 300 mm, mi dovrebbe arrivare durante la prossima settimana, martedì, mercoledì, forse giovedì. Puntualmente da domani arriva l'instabilità a oltranza e non si sa quando rivedremo il cielo, però va bene. Ecco, e noi il 28 abbiamo l'evento live ad Avella e quindi il nostro caro Daniele ha deciso di rovinarcelo. Con no, 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 pioverà, dai, ad Avella non piove. Ok. Il 28, promesso, ci proverò. Gasparri, lei non ce la tiri. No, 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 purtroppo c'è questa maledizione, questa leggenda metropolitana che dice che quando uno compra un telescopio poi piove per un numero di giorni proporzionale al diametro del telescopio. Non so qual è la costante di proporzionalità K, quindi potrebbe essere un giorno, due giorni, cinque giorni o infiniti giorni, se K tende a infinito, però di solito questa leggenda è abbastanza veritiera. Infatti io l'ho ordinato e da domani inizia a piovere. Più che leggenda, io la definirei una vera e propria legge fisica, quasi, è proprio una legge fisica. Sì. Almeno a me è capitato sempre, anche con le camere planetarie, qualsiasi strumentazione. Con le camere planetarie no, ma anche con i telescopi, ma non lo so, è tanto tempo che non compro un telescopio, devo essere sincero, ma per esempio l'anno scorso ho comprato la camera planetaria due giorni prima dell'opposizione di Marte, nuova, e l'ho potuta seguire tutta, anzi, non ho mai visto un cielo sereno e con poca turbolenza come l'opposizione di Marte. Daniele, pensa che quando tu mi hai gentilmente regalato la EQ6, perché dovete sapere che tra l'altro quando ci siamo visti Daniele mi ha fatto questo regalo enorme, mi ha regalato praticamente una montatura intera. Che io ho regalato una montatura così a caso, e io me la sono portata a casa su per il terzo piano sulle spalle sto bestione di quanto sarà, 30 kg, 20 kg, no, 18 kg credo solo, vabbè, quindi più o meno sui 20 kg diciamo, e pure quella montatura ha fatto venire a piovere, dai! Io non l'ho ancora usata perché devo trovare il tripode, esatto. Purtroppo quello non ce l'ho, sennò ti regalavo anche quello, che poi, visto che sta tutto a casa di mia madre è contenta se io regalo le cose perché almeno c'è più spazio in casa. Eh sì, perché dovete praticamente capire che anni e anni di astrofilia da parte di Daniele hanno fatto sì che casa di sua madre divenisse un vero e proprio museo dell'astrofilia. È un negozio. No, è un museo, perché ci sono dei cimeli che sono paragonabili ai cimeli della Seconda Guerra Mondiale in termini di astrofilia, no? Di età dell'astrofilia. Ci sono veramente degli oggetti, mamma mia. È vero. Beh, dentro una cassa panca nel salotto c'erano nascoste due montature Q6 che io non sapevo neanche che fossero lì, perché con Tommaso le abbiamo tipo cercate per due ore pensando che fossero in tutt'altro luogo, e invece erano sotto i nostri occhi, coperte da cumuli e cumuli di altri oggetti legati all'astronomia. E poi era divertente la scena, perché Daniele tirava fuori una cosa e dice: ti serve questo? Per caso ti serve quest'altro? Oppure ti serve questo? Un negozio. Pensa, Tommaso, che su quella EQ6 io ci ho messo il famoso C14 e ci ho fatto le foto, tutte le foto del 2010-2011, che è stato un po' l'anno di gloria della mia carriera di astrofotografo. Poi è stato un declino, ma lì nel 2010-2011 con il C14 sul balcone di casa, quella montatura ha sopportato 22 kg di strumento senza battere un ciglio. Daniele parla di declino, io vorrei capire perché parla di declino quando poi in realtà... No, beh, dopo mi sono dedicato ad altre cose, quindi... Fuochi! Ci mancavano i fuochi! È giusto! Si sentono? si sentono. Perfetto. Comunque io sono tornato sulla protagonista della serata, anche perché qua tra poco io purtroppo la luna, eccola qua. Vada. L'ho messa. Allora, sono tornato sulla protagonista della serata perché stasera, insomma... Ma ce l'hai, sta lì... Perché ce l'hai così rossa stasera la luna?
Daniele, perché non ho... Non hai regolato i parametri ancora. Ah, ok. Vai su saturation e scendi. Ah, ok, dai, adesso va bene. Comunque tu c'hai un sync migliore del mio, eh? Guarda, l'immagine è molto più ferma. Vabbè, io sono a un ingrandimento un po' più alto, ma... Io me l'ho smontato il riduttore, perché prima... No, sto col riduttore, scusa, che sto dicendo? Ho messo il riduttore di focale. Ma ragazzi, io noto che la mia voce vi arriva con ritardo. Un po'. Leggermente. Però dai, accettare. No, però Pasquale, lo sai che il sync veramente è migliorato rispetto a prima? Ecco, questa è la conferma di quello che dicevamo prima con Daniele. Aspettare, aspettare. Ecco, Pasquale frattanto sposta la luna, la fa ruotare come una sorta di divinità che smuove i corpi celesti. In realtà sta semplicemente ruotando la camera, ragazzi, non vi spaventate. Non è che la luna all'improvviso ha iniziato a capovolgere. Magia! Dicevamo appunto, vedete, basta un po' di pazienza, un po' di attesa, un po' di perseveranza e attendere anche le condizioni delle leggi naturali, ovvero la luna che sale maggiormente sull'orizzonte e quindi il sync automaticamente migliora, ed ecco che osserviamo delle immagini molto più, sembra quasi una foto, perché ha veramente un sync buono. Sì. Tutti a casa di Pasquale. Pasquale, adesso ti piazzo lì il 30 centimetri quando arriva. No, ma come compiacere. Tanto c'è un'altra Q6 che mi avanza. Lascio un Q6 sul tetto tuo, sì. Sempre montata, problema risolto. No, qua c'è un sacco di spazio, non ti preoccupare, Dani, possiamo fare quello che vuoi. Non c'è problema. Vabbè, ma poi, chi è nei pressi, ecco, di Avella in Campania, oppure vuole venire apposta, ecco, per l'evento, mi raccomando, sabato, e così vedete anche il tetto di casa mia, magari possiamo fare il tour dopo la serata del tetto. Non c'è problema, comunque. Facciamo vedere tutti i lati del tetto. Sì, infatti, non c'è problema, vi porto nel mio ufficio, praticamente. A parte gli scherzi, ragazzi, noi sabato, per chi volesse, vi aspettiamo all'anfiteatro di Avella, ore, vai Pasquale, 21? Ore 21, però è chiaro, a partire dalle 21 voi venite e vi aspettiamo. Trovate. Ci siamo io e Pasquale con i nostri telescopi per mostrarvi le bellezze del cielo in diretta, ok? Ma non in diretta sul computer, in diretta lì all'anfiteatro, quindi... Dovete essere fisicamente lì all'anfiteatro e sarà un piacere anche conoscervi e fare due chiacchiere insieme, potrete farci domande, sarà una bella serata in compagnia dell'astronomia, ecco. Vi aspettiamo. Comunque amici, io direi di giungere. Pasquale, lascia le info all'evento, poi lascia il link. Sì, adesso le metto subito. Con un poco di calma le metto piano piano, perché ho dovuto riprendere un attimo il computer vecchio, però meglio non parlare di quest'altra cosa. Aspettate un attimo, piano piano. Attese, uno non deve andare di fretta, giusto Dani? Tu insegni. Sì, ma guarda, noi ci stiamo ammirando la Luna, che è sempre bella, c'è Tico in primo piano, che è uno dei crateri preferiti, soprattutto in questa fase piena in cui i contrasti sono molto bassi, tutti gli altri crateri si vedono a fatica, c'è Tico che risalta come se fosse un brufolo sulla faccia della Luna, e in effetti gli assomiglia, ed è anche uno dei crateri di grandi dimensioni, ovviamente, più giovani che c'è sulla Luna. Stiamo parlando dei 60-65 milioni di anni, è contemporaneo al cratere che poi è... qua sulla Terra è stato responsabile, si crede, dell'estinzione dei dinosauri. Esatto, giusto, quindi per dare un'idea delle proporzioni e delle caratteristiche. Ma in realtà, se ci pensiamo, no, la Luna è piena di crateri, quindi rappresenta un po' proprio la forza e anche il pericolo dell'universo. Ma in realtà la stessa formazione della Luna è l'emblema delle catastrofi, no? Ma anche l'emblema poi della resilienza e di come da cose
apparentemente tremende e catastrofiche, possono poi nascere delle cose che sono estremamente belle e affascinanti, come la nostra luna, no? Che fanno sognare i più romantici, i fidanzati al mare sotto le stelle, che dicono: vicino alle fidanzate ti darei la luna. Voglio spiegare che la luna è un pezzo di terra che si è andato a perdere nell'universo. Perché, per chi non lo sapesse, in realtà la formazione della luna ha avuto diverse teorie, però oggi come oggi penso che quella di Tycho sia la più quella di Theia sia la più accreditata. Cioè, si ritiene che in passato, durante la formazione, durante i primi vagiti del nostro sistema solare, quando la Terra se ne stava lì carina per fatti suoi, ma le orbite dei pianeti non erano ancora ben definite e se le contendevano, un pianeta grosso all'incirca come Marte, che noi chiamiamo Theia, niente, è andato semplicemente ad impattare sulla faccia della Terra e ha staccato un frammento di Terra che poi ha iniziato a roteare e ha formato quella che oggi noi conosciamo come Luna. E Daniele ve lo racconta in maniera molto più romantica e anche un po' più esaustiva e lunga in uno dei video che trovate sempre su Passione Astronomia. Vi consiglio di andare a vedere perché sono molto interessanti. Daniele ci mette anche un po' di poesia in più. Io stasera sono in modalità sterile, austero, perché fa caldo, quindi fa caldo, la mia vena romantica si appassisce come foglie al sole in autunno. Vai. Sono tornato io. Vai, grande Pasquale. Sì, stasera. Guarda, c'è Giorgio che ci informa che alle 20, credo sia 22 e 25, Giorgio, perché le 23 e 25 devono ancora venire, quindi non lo so, o sta facendo una previsione che tra 26 minuti passa un bolide bellissimo, oppure alle 22 e 25 dice lui che ha visto un bolide spettacolare dal colore dal verde al fucsia al rosso, da metà cielo fino all'orizzonte. Quindi se qualcuno l'ha visto, bene, se non l'avete visto aspettate le 23:25 che magari lo vedrete. Verde fucsia rosso è particolare come colorazione, tra l'altro. Ieri sera, ragazzi, mi sentite? Magari si riferisce a ieri sera, non lo so, ditemi voi se qualcuno ha visto un bolide bellissimo. Sì, dice ieri sera. Ieri sera. Ah, ok. Chi di voi ha visto il bolide? Alle 23. Ma dove è scritto ieri sera che non l'ho visto? Ah, ieri sera. Ok, grazie Giorgio. È arrivato il commento. Ah, ieri sera. Io me lo son perso. Ragazzi, ieri mi sera. Sentite? Non ero ancora uscito alle 11:25. Nemmeno sì, io. Pasquale. Sì, mi sentite? Sì? No, perché non sto capendo più niente. Me lo dico proprio. Cioè, non riesco a capire più se ho la linea, non ce l'ho. Salto, ci sei, ci sei. E vediamo anche l'immagine. Ah, perfetto, perfetto, scusate. Vabbè, comunque, io direi di fare i saluti. È stata, allora, tra il pre-live e questa live, veramente ci avete seguito in tantissimi. E grazie veramente per la fiducia. La pre-live era una sorpresa, che poi, insomma, doveva partecipare Daniele, poi c'è stato qualche problema di, insomma, non si è... Non è la mia giornata oggi. Fortunata oggi. Oggi no, però ci ha fatto molto molto piacere che, ecco, ci ha fatto la sorpresa stasera e ci è venuto a salutare per questa diretta. Io faccio semplicemente dei saluti comunque finali, ringraziando il progetto Rileghiamo la cultura che unisce, che con la quale, ecco, abbiamo condiviso questo percorso di due live, una a luglio dedicata, ecco, agli oggetti del profondo cielo. C'è stato con noi Marco Bastoni, lo voglio ricordare, e stasera abbiamo osservato la luna piena di agosto, bellissimo, abbiamo visto Giove, Saturno, quindi veramente vi invito alla loro pagina Facebook, ve la lascio nei commenti. E scusate per i piccoli problemi di connessione stasera, è stato, insomma, purtroppo non dipende da me. Vabbè, sono cose che capitano, è anche il bello della diretta, però penso che comunque alla fine abbiamo osservato la Luna, abbiamo osservato due transiti su Giove, sia col tuo telescopio che con quello di Daniele, abbiamo osservato Saturno, quindi ancora una volta abbiamo avuto modo di vedere quanta bellezza l'universo
è capace di donarci anche dietro l'uscio di casa, perché il sistema solare paragonato all'intero universo è effettivamente l'uscio di casa nostra. Sì, sì. Intanto qua la luna la vedo un po' offuscata, Pasquale, che è successo? Sono arrivate le nuvole? Vabbè, no, qua è un ostacolo più vicino, che è? È un tetto! Abbiamo beccato! Va bene, non ti preoccupare. Lasciamola così. Comunque, va bene, visto che io vi sento in differita dopo due minuti, grazie a Daniele e grazie a Tommaso per essere stati con noi stasera, quindi veramente grazie di cuore, e voglio lanciare un appello a tutti i nostri amici, mi raccomando, sosteneteci sempre. Sempre, 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 perché noi abbiamo bisogno di voi. Quindi mi raccomando, sosteneteci sempre, sempre, sempre. Ragazzi, grazie. Ti abbiamo perso, grazie. Grazie, no, penso che lui si riferisse a noi, non grazie. Grazie per la serata. È stato un piacere, scusate se sono arrivato in ritardo, ma non era previsto che partecipassi, quindi sono stato comunque contento di avervi accompagnato per questi ultimi 25 minuti insieme. È sempre un piacere. Ragazzi, per me, lo sapete, è sempre un piacere essere qui con voi. A settembre ritorneremo più forti di prima con i giovedì dell'astrobiologia, quindi mi raccomando, stay tuned. Come diceva Pasquale, sosteneteci. Le dirette da Atacama torneranno prima o poi. Torneranno le dirette da Atacama appena Daniele decide di ritornare in Cile. Si può fare il biglietto. Chi lo sa, forse tra febbraio e marzo, prima che chi lo sa, chi lo sa. Va bene ragazzi, che dirvi. Grazie di cuore. Grazie a tutti. Piacere. Continuate a seguirci, buonanotte a tutti e sempre cieli sereni. Cieli sereni.